Oggi è la notte europea dei musei, aperture straordinarie ed eventi nei luoghi d'arte e cultura di tutta la regione. E stasera è la notte europea dei musei, aperture straordinarie ed eventi nei luoghi d'arte e di cultura di tutto l'Abruzzo. Noi con Alice Cercone siamo stati a Pescara. Dai capolavori della Maiolica all'arte del fumetto, nel Clap Museum, regno di Andrea Pazienza, ma non solo. Come procedono le visite? Molto bene, la città sta rispondendo con curiosità a questa novità. Adesso siamo in attesa della risposta, diciamo, tra virgolette, serale. Però qui al Clap Museum questa nuova mostra anche di Scozzari ha avuto, insomma, una buona risposta per questa giornata. È la prima volta che visita il museo? Sì, questo museo è la prima volta. Era mia intenzione farlo già parecchio tempo e finalmente oggi ci siamo riusciti. Pescara e l'Abruzzo offrono veramente tante opportunità, bisogna scoprirle purtroppo e ce ne sono tante, ma non tanto, ecco, reclamizzate. Passavate per casa e avete scoperto del museo aperto? Abbiamo visto un museo aperto e questa cosa già è straordinaria. Poi io sono un fan del fumetto Andrea Pazienza, sono con mia figlia e mia nipote e li ho invitati ad entrare, magari si appassionano anche loro. Grazie a tutti e buona serata.